Una mattina a Brescia, nel cuore industriale italiano, nei giorni della polemica dura sul Jobs Act, al TG Cronache in diretta, la nostra inviata con due protagonisti di questo dibattito, un imprenditore e un delegato sindacale della Fiomba. C'era anche una chiesa nel mirino di un clan camorristico del Casertano, sgominato in queste ore dalla polizia con 34 arresti. Nel 2010 gli uomini del clan pretesero il pizzo dalla ditta incaricata dalla curia di Caserta di costruire un complesso parrocchiale a Maddaloni. Siamo tornati in quel quartiere di case popolari a Milano dove le occupazioni abusive sono all'ordine del giorno e chi le denuncia viene minacciato. I condomini si organizzano e presidiano i cortili segnalando le persone sospette, quelle che cercano le case vuote. L'obiettivo è stato rilanciato in modo drammatico dalle Nazioni Unite. È necessaria una drastica riduzione dal 40 al 70% delle emissioni di gas serra entro il 2050. I governi dovranno decidere il da farsi prima della conferenza di Parigi del 2015, l'opinione di Paolo Sottocorona. È stato il CT dell'Italia campione del mondo a Berlino nel 2006, ma nella sua carriera ha conquistato tutti i traguardi più ambiti per un allenatore di calcio, dagli scudetti alla Champions League. Dopo l'ennesima vittoria con la squadra del Canton, Marcello Lippi ha annunciato a 66 anni il suo addio. Sono anziano, ha detto, non voglio più allenare. Al suo posto andrà Fabio Cannavaro. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa nuova edizione del TG Cronache. Dunque, nel nostro telegiornale abbiamo seguito quanto è successo oggi a Brescia, dove durante la visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha incontrato gli industriali alla Palazzoli, ci sono stati degli scontri tra antagonisti, tra i giovani dei centri sociali e le forze di polizia. Più pacifico, senza incidenti, invece si è risolto insomma il corteo organizzato dalla Fiom. Voi sapete che la Fiom in questo momento è la sigla sindacale che più attacca, più duramente critica nei confronti della riforma del lavoro del governo Renzi. E per questo ci colleghiamo subito con la nostra inviata che si trova a Brescia, la nostra inviata Raffaella Di Rosa, ed è in compagnia di due ospiti. Dunque, Raffaella, raccontaci che cosa è successo oggi. Buongiorno, buongiorno Caterina, siamo qui a raccontarvi la lunga, difficile, complicata mattinata di Brescia. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è andato via, ha lasciato Brescia da poco, pochi minuti fa, ma la mattinata è iniziata presto. Alle 9 del mattino c'era già un corteo della Fiom che aspettava e dentro si aspettava Renzi, che ha incontrato gli imprenditori per l'annuale assemblea appunto degli industriali. Io sono proprio qui con due ospiti un po' emblematici di questa giornata, perché sono Francesco Bertoli, che è il segretario provinciale della Fiom di Brescia, e Luigi Moretti, che è il presidente di questa azienda davanti alla quale ci troviamo, la Palazzoli, una storica azienda di Brescia. Allora chiedo subito a Bertoli, perché è arrivato poco fa e avrebbe dovuto incontrare Renzi, questo è quello che chiedevate. L'avete poi incontrato? Noi siamo stati un po' sconcertati da quello che è accaduto, perché ci hanno fatto attendere un'ora, poi il Presidente è andato via e per cui non l'abbiamo incontrato, nonostante ci fosse stato detto che l'avremmo avuto l'incontro. Cosa volevate dirgli? Oggi lui è venuto per l'assemblea degli industriali. Lei aveva scritto a Renzi qualche giorno fa. Cosa avrebbe voluto dirgli? Innanzitutto avremmo voluto dirgli di ascoltarci, che non è accaduto. Però nella nostra richiesta evidentemente pensiamo che di fronte ai problemi del Paese qualche, come dire, suggerimento, qualche condizione siamo come in grado, come sindacato, come lavoratori, di poterlo fornire, perché sappiamo tutti che la situazione è difficile e che, come si dice, bisogna concorrere per risolvere le condizioni. Se però il Presidente non ci ascolta, evidentemente pensa di risolvere in un'altra maniera. Voi dite appunto, i lavoratori dicono Renzi non parla con noi, invece parla con gli industriali. Infatti abbiamo qui appunto uno degli industriali che oggi ha visto Renzi. Come è andato? Ma direi che sono state tre relazioni, quella del nostro Presidente Bonometti, la relazione del Presidente Squinzi e conclusioni tirate dal Presidente Renzi. Direi tre relazioni estremamente chiare, tutte e tre, hanno parlato di questioni concrete, ognuno ha dato la propria interpretazione, molto vicine alcune, ma direi tutte con un denominatore comune, che è quello che tutti noi oggi in Italia ci auguriamo,
e trovare un alloggio buono, un alloggio profittevole per il lavoro, quello che manca. Renzi ha detto delle parole molto forti, ha detto c'è un disegno per spaccare in due l'Italia e dividerla tra padroni e lavoratori. Allora mi sembra, voglio chiedere a tutte e due un commento. Direi che un disegno è semmai una coppia di un vecchio disegno. Quando cominciavo a lavorare, sono ormai molti anni, e c'era una necessità di ridistribuzione del reddito, si parlava di cose effettive all'epoca, quindi c'era una controparte. Oggi c'è la necessità di trovare lavoro e io in questo non rilevo controparti. Non ci possono essere brutte coppie del disegno di allora che era una realtà. Io dico semplicemente che se c'è questo disegno, che il Presidente del Consiglio, in quanto Presidente del Consiglio di tutto il Paese, non concorra a far sì che ci sia. Ci sono state, volevo chiedere a lei, degli scontri. Lei è della FIOM, gli studenti hanno deciso di staccarsi dal corteo e sono andati diciamo nel centro della città. Ci sono state poi anche delle cariche della polizia. Voi non vi siete uniti a questo? No, noi non è che non ci siamo, noi abbiamo fatto il nostro corteo e noi non abbiamo mandato via nessuno, perché ho sentito che ci sono notizie di questo tipo, ma non è assolutamente vero. Le dico la verità, noi siamo stati impegnati nella nostra assemblea e abbiamo visto qualche... Cioè, io quantomeno personalmente non sono riuscito a seguire questa vicenda. E chiaramente sono sempre cose che sono spiacevoli da questo punto di vista e noi vogliamo che le notizie siano un po' quelle invece della discussione, dei problemi che abbiamo da discutere. E in tante situazioni invece poi il rischio è che le notizie diventino altre. Caterina. Sì, è tutto. Raffaella, ti ringrazio per questa cronaca, ringrazio anche i tuoi ospiti. E adesso rimaniamo in Lombardia perché c'è un'altra realtà di cui dobbiamo parlare. Infatti alla periferia di Milano si sta facendo sempre più preoccupante il fenomeno delle case che vengono occupate abusivamente. Da gennaio ci sono oltre 1200 casi ad occupare, sono soprattutto donne straniere con bambine, quindi potete capire che per le forze dell'ordine questa sia una situazione difficile da gestire, ma i condomini non sanno come far fronte a questi continui tentativi di occupare le case, quindi si organizzano da soli. Corvetto è caduto, San Siro è caduto e adesso anche il quartiere di Molise Calvairate sta cadendo. A parlare un ex ispettore dell'ALER, la società che gestisce gli alloggi popolari di Milano, che ora per necessità aiuta la moglie nel difficile ruolo di custode in uno dei complessi ALER più presi di punta dalle occupazioni, quello di Via degli Etruschi a sud-est di Milano. Il fenomeno delle case occupate abusivamente è cresciuto in modo preoccupante nella periferia milanese. Nella settimana tra il 20 e il 26 ottobre sono stati segnalati 54 tentativi di occupazione, 16 dei quali sono riusciti. Da gennaio di quest'anno ci sono stati in tutto a Milano 1278 casi. La maggior parte delle volte ad occupare sono le donne straniere con bambini. Diventa difficile infatti per le forze dell'ordine mettere in strada una mamma con figli, in particolare se manca una rete di assistenza. In Via degli Etruschi in particolare la situazione è diventata insostenibile. Vi avevamo raccontato poco più di due settimane fa la storia di una donna alla quale era stata bruciata la porta di casa. La sua unica colpa era stata quella di aver denunciato le occupazioni. Ci siamo tornati in questi giorni e l'abbiamo trovata ancora più impaurita. Hanno tentato infatti altre quattro volte di bruciare la sua abitazione. Più volte hanno provato a bruciare la porta. Quattro bruciata e due volte io sono a casa dentro. Sento cric cric, apro la porta perché io ogni movimento apro sempre la porta. E niente, ho visto il fuoco, sono venuto in casa, ho preso il catino e l'ho spento. Dopo due settimane non è cambiato quindi nulla, se non per il fatto che i condomini, stanchi dei continui tentativi di occupazione, hanno deciso di organizzarsi e di unirsi in gruppi e scendere in cortile la sera, una sorta di presidio antioccupazioni. Siamo 7-8 persone assolutamente disarmate, così che chiacchierano qui, però questo è un deterrente fortissimo, infatti ci guardano storti quando noi li vediamo arrivare, passare, andare avanti, quindi non fermarsi qui come avrebbero invece voluto se tutti noi fossimo rimasti tranquillamente nelle nostre case a dormire. Ma evidentemente tutto questo non basta, in pieno giorno infatti assistiamo a un litigio tra il custode e un ragazzo indicato come uno di quelli che segnala le case da occupare.
Non ho niente. Ho capito, ma non ci puoi stare a fare il lavoro qua. Però va bene, piano, però lascia stare. Basta, dai, forza. Io me ne vado a me a casa, te lo metto, me ne frega al lavoro. A me non io, piano, parlo con me. Qualche appartamento forse il ragazzo lo aveva già segnalato, visto che la sera prima c'era stato l'ennesimo tentativo di scasso. E si sentivano dei rumori, quindi siamo venuti a vedere, a verificare io e mia moglie, e abbiamo visto che qui c'erano dei buchi sul muro e pronti per essere utilizzati per mezzo di piedi di porco per poter scardinare completamente la porta, quindi avrebbero rotto il muro e scardinato la porta blindata. La battaglia per la casa quindi continua ed è sempre più dura, e quella contro le occupazioni abusive si affianca al problema grave degli sfratti, infatti in tutta Italia sono arrivati a 31.000. E adesso occupiamoci di questa nuova operazione anticamorra nel Casertano. Chiedevano il pizzo anche per la costruzione di una chiesa. La polizia ha arrestato 34 persone ritenute affiliate al clan Belforte di Marcianise. Avevano chiesto soldi ai titolari di una ditta che si era giudicata un appalto di 2 milioni di euro per costruire una chiesa a Maddaloni. I soldi erano della CEI. Gli avvertimenti c'erano stati, girate il furgone e andatevene. In tre avevano minacciato gli operai della ditta Nacca Costruzioni, ditta che aveva avuto l'incarico dalla curia di Caserta di realizzare un complesso parrocchiale a Maddaloni, nel Casertano. Un appalto da 2 milioni di euro finanziato quasi totalmente dalla CEI, il 75%, il resto dalla parrocchia, la chiesa di Santa Maria Madre a Maddaloni. Era l'agosto del 2010 ed era il secondo avviso da parte degli affiliati al clan Belforte, una minaccia che non aveva fermato gli operai. Provarono ad entrare nel cantiere da una strada secondaria, ma furono bloccati ugualmente, costretti a fermare il cantiere e ad andare in ferie anticipate, oggetto di pressioni ripetute da parte della camorra. Chiude così l'impresa edile incaricata dalla CEI di costruire la chiesa. Questa mattina il blitz della polizia, coordinata dalla DDA di Napoli, che porta all'arresto di 34 persone con l'accusa di estorsione, ma anche associazione di stampo mafioso, detenzione e spaccio di droga. Determinante per le indagini è stato il sequestro della squadra mobile di Napoli di alcuni fogli di un libro mastro, appunti che riportano nomi e cifre riferite alle estorsioni richieste dall'organizzazione agli operatori economici della zona. Fogli ritrovati nel 2011 durante l'arresto di Pasquale Magliocca al vertice del clan Belforte. Non è stato dunque solo il pizzo ai danni della chiesa che ha fatto scattare le indagini. Il ritrovamento di questi appunti ha consentito di ricostruire le estorsioni degli affiliati al clan nei confronti di cantieri edili, fornitori di calcestruzzo, distributori di carburante, aziende di trasporto, commercianti ortofrutticoli, bar e negozi di abbigliamento. Veniamo adesso all'allarme lanciato dall'ONU sul surriscaldamento del pianeta. È un allarme che preoccupa: se non si fa qualcosa subito, immediatamente, le emissioni mondiali di gas serra devono essere ridotte dal 40 al 70% tra il 2010 e il 2050, fino a sparire completamente. È un pericolo serio, bisogna fare in fretta, dicono gli esperti. Le alluvioni degli ultimi tempi anche in Italia sono anche una conseguenza di questo cambiamento del clima. Come evitare conseguenze tragiche e irreversibili per il pianeta? Lo studio dell'IPCC, il gruppo intergovernativo di esperti dell'ONU, lancia l'allarme. Le concentrazioni di gas serra registrate nel 2014 sono ai massimi da 800.000 anni. Difficile, a meno di un cambiamento deciso e immediato, mantenere il riscaldamento globale sotto il limite dei 2 gradi centigradi, considerato una soglia di non ritorno. La comunità scientifica si trova di fronte all'evidenza di un'accelerazione dei fenomeni tale da provocare conseguenze già nella nostra vita quotidiana. Impossibile non pensare ad una correlazione fra tragedie come quelle di Genova e l'aumento della temperatura planetaria. Quello che abbiamo visto, parlando anche solo dell'Italia, ma non c'è solo l'Italia, è una maggiore frequenza degli eventi estremi. Non sono cose mai successe, ma una volta, semplificando, ce n'era una ogni 3, 4, 5 anni, adesso ne abbiamo 2, 3 ogni anno. Questo è dovuto inevitabilmente al riscaldamento del pianeta.
Secondo l'ONU, entro il 2100 le emissioni di gas serra causate soprattutto dalla deforestazione e dalla combustione dei carburanti fossili dovranno essere azzerate con una riduzione graduale tra il 50 e il 70% nel giro di poco più di 30 anni per cercare di riportare la situazione, se non sotto controllo, almeno entro un margine di rischio minore rispetto a quello attuale. Un cambio nei comportamenti umani che, se anche fosse immediato e radicale, potrebbe avere i suoi effetti non proprio a breve termine. Secondo molti studi, e direi che sono plausibili, l'atmosfera è un sistema talmente enorme che ha una altissima inerzia. Quindi noi inquiniamo e l'atmosfera e quindi il pianeta risponde con ritardo. Questo significa, detto in maniera semplice, che se da domani l'inquinamento fosse zero, non è possibile, ma supponiamolo, il clima, le situazioni estreme potrebbero continuare a peggiorare ancora per forse 10, 20 o addirittura, secondo qualcuno, 30 anni. Fare subito, fare in fretta, anche se continuano le schermaglie tra paesi avanzati e quelli che un tempo si chiamavano in via di sviluppo e oggi allo sviluppo sono arrivati. L'esempio più eclatante è quello della Cina, tra i massimi responsabili dell'aumento delle emissioni. Come fermarsi allora sulla soglia proibita, la linea d'ombra del riscaldamento globale? Divisioni che riguardano però anche gli stessi scienziati. Già nel panel degli esperti internazionali che hanno lavorato per l'ONU si è molto discusso per eliminare il termine pericolo e sostituirlo con rischio. Una disputa che nasconde anche diverse opinioni sulle cause e le possibili conseguenze del cambiamento climatico, con studiosi che da anni avversano le tesi di chi vede l'uomo come maggiore responsabile delle variazioni climatiche della Terra. Allora, i cambiamenti climatici ci sono sempre stati, anche quando non c'era l'uomo. Il problema è che questi cambiamenti avvenivano per motivi naturali nel ritmo di 20.000 anni. Quando nel giro di 100 anni, ma addirittura 50, gli ultimi 50 del secolo scorso, c'è stato un aumento di temperatura che non è compatibile con la causa naturale, con la precessione degli equinozi, dell'asse terrestre, con i motivi astronomici. C'è la mano dell'uomo, non si può pensare di avere immesso per 150-170 anni tutte queste quantità di sostanze, di gas serra per semplificare, nell'atmosfera, e l'atmosfera è rimasta assolutamente ferma e non ha avuto nessun cambiamento, non è pensabile. E tra l'altro continueremo a seguire Paolo Sottocorona non soltanto la mattina ma anche la sera, perché dal lunedì alla domenica andrà in onda la rubrica appunto del meteo prima del telegiornale delle 20 a partire appunto da questa sera. Adesso ci ricordiamo del lavoro nero, soltanto del lavoro nero nei campi soltanto quando si sfocia in scontri, in rivolte, come era accaduto a Rosarno 4 anni fa. Però lo sfruttamento della manodopera e le emarginazioni in cui si trovano donne e uomini, non solo extracomunitari, è in aumento, non si ferma, anzi è in aumento. In queste campagne del Ragusano, in alcune serre dove si producono a ritmo intensivo frutta e verdura fuori stagione, molte immigrate, soprattutto rumene, vivono il loro inferno di sfruttamento ed emarginazione. Braccianti per una paga da 15 euro al giorno, e sono anche donne. Così raccontano di essere costrette a partecipare ai festini sessuali dei padroni, piccoli proprietari agricoli con aziende a conduzione familiare. Sono la Chiesa e il sindacato agricolo FLAI CGL a denunciare lo sfruttamento psicologico e gli abusi sessuali a cui sono sottoposte le lavoratrici, spesso ragazze sole con figli piccoli che accettano tutto pur di tenere unita la famiglia, oppure coppie che lavorano per 30 euro a giornata nel caldo rovente delle serre, nella nube velenosa dei fitofarmaci. Una inchiesta del programma Piazza Pulita ha mostrato quello che le cifre delle statistiche non riescono a raccontare. Lavorano quelli di fuori e noi siamo a spasso. A me giustamente che mi può andare con un rumeno, con un tunisino. E principale a certo non c'è com'è, perché c'hanno, ci passano e le mogliere. Il lavoro irregolare nelle campagne italiane è in drammatico aumento. Un sondaggio condotto da Eurispes stima in 14 miliardi il valore del sommerso nel mondo agricolo. Nei primi 6 mesi del 2014 il 32% del lavoro nei campi era in nero, il 5% in più rispetto al 2011. Abbiamo per la prima volta insediato una sperimentazione, la rete del lavoro agricolo di qualità. Con l'INPS, le associazioni di categoria, il sindacato costruiremo questa
questo strumento nuovo per certificare le imprese, costruire un meccanismo anche di agevolazione, di incentivo nelle attività di controllo dell'INPS, proprio per iniziare a fare un ulteriore passo, diciamo, di contrasto a questa piaga. La mappa dello sfruttamento dei braccianti segna soprattutto le regioni del Mezzogiorno, Campania, Calabria e Puglia, dove nel 2013 sono risultate in nero la metà delle aziende ispezionate. Irregolarità nelle paghe si segnalano spesso anche al momento della vendemmia nelle più ricche zone viticole del nord, ma è al sud che i lavoratori, quasi sempre immigrati, hanno denunciato condizioni vicine alla schiavitù. Nel Salento, a Nardò, nel 2011 i braccianti africani fecero il primo sciopero autoproclamato contro il caporalato e nell'estate del 2013 altri lavoratori intentarono una causa all'azienda agricola per cui avevano raccolto i pomodori e che si era rifiutata di pagarli. Africani, tunisini, romeni, braccianti che lavorano per paghe da fame, 20 euro al giorno, 1,60 euro all'ora, meno di un quinto del minimo salariale. È stato il commissario tecnico della nazionale, campione del mondo a Berlino nel 2006. Dopo l'ennesima vittoria con la squadra del cantone, Marcello Lippi ha annunciato il suo addio. Sono anziano, ha detto, non voglio più allenare. Al suo posto andrà Fabio Cannavaro. Un eroe calcistico, per carità, dei due mondi. Il percorso di gloria di Marcello Lippi, via Regino Doc, classe 48, è stato contrassegnato da conquiste in 20 anni di storia calcistica, in Italia, con l'Italia e negli ultimi anni in quella che è diventata la sua seconda patria pallonara, la Cina. Carattere diretto, orgoglioso, da toscano di mare, salato molto più che dolce, Marcello Lippi ha deciso di dire addio alla panchina a 67 anni suonati, subito dopo la conquista del suo terzo scudetto consecutivo alla guida del Guangzhou Evergrande, in una terra, la Cina, in cui Lippi ha rinverdito la sua fama di vincente seriale. Il tecnico ha dato il meglio di sé interpretando più che il ruolo di semplice allenatore quello molto più britannico di manager. Dopo il tris di scudetti ravvicinati degli anni 90 e la doppietta consecutiva ad inizio di terzo millennio sempre con la Juventus, anche l'apoteosi del mister con il sigaro perennemente in bocca, il mondiale berlinese del 2006, è stata marchiata indelebilmente dall'attitudine decisionista, dal carattere da cattivo di successo che lo ha sempre accompagnato, anche nei momenti meno felici della carriera. Correva l'anno 2000 e i nerazzurri le prendevano anche dalla regina. Questo è l'epitaffio con cui controfirmò la fine della sua avventura interista. Fossi il presidente, manderei via subito l'allenatore, prenderei i giocatori, li attaccherei tutti al muro e li darei di calci nel culo a tutti, perché non esiste giocare in questa maniera, non esiste nella maniera più assoluta. Di certo a Lippi non è mai mancata una ruvida onestà. È tutta colpa mia, disse prendendosi tutta la responsabilità dell'inglorioso mondiale sudafricano in cui l'errore principale era stato a monte, nella riproposizione dei protagonisti del 2006, pretoriani ormai svuotati. E la fedeltà al suo clan Lippi la riconferma anche oggi. Il suo successore sulla panchina cinese sarà il suo eroe di Berlino, Fabio Cannavaro, a cui Lippi, da direttore tecnico del team, garantirà tranquillità oltre che tanti soldi. Anche se il baluardo della Juventus degli scudetti dovrà stare attento, perché allenatori si nasce e non si smette più. Provate a chiedere a Giovanni Trapattoni, 9 anni più anziano, ma dopo l'Irlanda, per nulla intenzionato ad appendere la lavagnetta al chiodo. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco. Prima abbiamo parlato del problema di chi occupa abusivamente nella periferia di Milano le case popolari. Adesso c'è un post scritto dall'assessore al welfare del Comune di Milano, Pierfrancesco Maiorino, che scrive: smettiamola con il sociologismo d'accatto, chi occupa va sgomberato e gli edifici vanno difesi anche sperimentando ad esempio forme di sorveglianza private. E nei giorni scorsi era stato il leader leghista, lo ricorderete, Matteo Salvini, a proporre invece l'impiego dell'esercito. Non si usi il tema sociale in maniera sciagurata, continua a scrivere l'assessore Maiorino, chi occupa lede il diritto di chi aspetta in graduatoria e il racket va contrastato, non interpretato, dice. Ed è tutta, era l'ultima notizia del nostro TG Cronache, tutti gli aggiornamenti nel tgla7.it, poi c'è l'edizione delle 20. Grazie per averci seguito, TG Cronache torna domani alle 14. Buona giornata.